In consiglio comunale ho voluto portare il grande disagio vissuto da migliaia di salernitani ieri, perché dopo quattro schizzi d'acqua la città si è allagata, interi quartieri sott'acqua, poveri negozianti e imprenditori con palette e scopa per cercare di evitare il peggio per la propria merce e per la propria attività. È una situazione assurda. Ho chiesto al sindaco e alla giunta di svegliarsi e intervenire sulla pulizia delle caditoie, sugli interventi di manutenzione anche della rete fognaria, che ormai non si fa da secoli. È assurdo che i cittadini invece debbano pagare tasse alle stelle senza avere poi l'ordinaria amministrazione e la prevenzione che serve in una città come la nostra. Siamo passati in pochi giorni dall'emergenza roghi a quella allagamenti. Purtroppo l'unica vera costante è una politica che spreca milioni di euro per spese accessorie e non interviene su quelle che sono le vere priorità della nostra città. Per questo io dico che spesso quando li sento parlare sembrano dei marziani, anche nel programma presentato in Consiglio Comunale delle Opere Pubbliche. Vediamo sempre le stesse opere pubbliche ormai da 10 anni. Sembra più il libro dei sogni piuttosto che il documento unico programmatico. Attiene alla materia del bilancio, il bilancio che anche questa volta ci viene presentato con tante critiche e riserve anche da parte dei revisori. Si parla di residui attivi, ovvero entrate che sono ormai datate a 15, 17, 18 anni fa, multe, tasse sui rifiuti che il Comune non riscuoterà mai, che sono state ancora una volta inserite nel bilancio per coprire le spese che altrimenti invece non potrebbero essere coperte perché il Comune è in gravissimo deficit e lo pagheremo tutto noi cittadini, questo grave debito che ormai abbiamo accumulato in questi anni grazie a chi ci governa. Quindi ho votato contro il bilancio. E quello che possiamo dire è soltanto che noi azioneremo il nostro fiato sul collo da opposizione di protesta, ma anche di proposta. Un saluto.